Se vedi i miei video saprai che 1 è il numero più frequente di sedute in psicoterapia. La mediana è 1, nel senso che le persone che interrompono la terapia dopo un solo incontro, sia nel privato che nel pubblico, sono di più di quelle che la interrompono dopo 2, o dopo 3, o dopo 4 e così via. E se andiamo a indagare perché, scopriamo che molte di queste persone dopo una seduta se ne vanno perché è tutto ciò di cui hanno bisogno. Da qui sono nati gli studi di terapia a seduta singola, che vanno avanti ormai da 30 anni e più e che abbiamo portato anche qui in Italia. Con il mio socio Federico Piccirilli e con un gruppo di psicologi e psicoterapia abbiamo fondato l'Italian Center for Single Session Therapy, che ha lo scopo di fare ricerca, formazione e divulgazione sulla terapia a seduta singola in Italia. Abbiamo studiato in America, in Australia, con i più grandi nomi della terapia a seduta singola internazionale e siamo stati ospiti del terzo simposio in terapia a seduta singola tenutosi in Australia. E peraltro saremo i direttori del prossimo simposio che si terrà tra qualche anno in Italia. In più, sull'Australian New Zealand Journal of Family Therapy, che ospita spesso molti articoli di terapia a seduta singola, verrà pubblicata la nostra prima ricerca in terapia a seduta singola. In più, alle mie spalle vedi il libro Terapia a seduta singola, Principi e pratiche, che abbiamo pubblicato congiunti, che è il primo libro italiano a parlare della terapia a seduta singola a 360 gradi, a spiegare il metodo step by step, che verrà a breve pubblicato in inglese. E ovviamente siamo anche i creatori del workshop più importante sulla terapia a seduta singola. Tra poco ci sarà la nuova edizione del workshop, quindi se hai intenzionato a partecipare, ti dico tre cose che troverai e tre motivi per cui ti potrà essere utile partecipare. Prima cosa che troverai nel workshop sarà tanto materiale, da un workbook di 40 pagine con approfondimenti e esercitazioni, alle slide, fino a una pennetta con ulteriori contenuti di approfondimento. Seconda cosa che troverai un gruppo di supporto che ti seguirà fino alla fine e oltre il workshop. Infatti ti iscriveremo all'interno di un gruppo Facebook che ti permette di continuare a formarti dopo e di portare le tue dubbi, le tue perplessità, i tuoi apprendimenti e di condividerli con la comunità di terapeuti a seduta singola di tutta Italia. Terza cosa, ma forse la più importante di tutte, pratica, perché è un workshop, quindi devi metterti al lavoro. Uscito da quei 2 giorni di formazione, tu devi saper fare la terapia a seduta singola. Ed ecco 3 motivi per cui la terapia a seduta singola, e il workshop in particolare, ti può essere utile nella tua professione. Numero 1, è un metodo, non è un approccio, quindi lo puoi integrare facilmente con qualunque pratica tu segua. Se sei un terapeuta cognitivo-comportamentale, psicodinamico, strategico, sistemico, o se sei uno psicologo che segue determinate metodologie, in quel caso farai una consulenza a seduta singola, puoi mettere la TSS al suo interno, integrarla. Ti aiuterà a massimizzare l'efficacia di ogni singola seduta. Numero 2, molte persone, come mostrano le ricerche, se ne vanno dopo una sola seduta o dopo poche sedute, o comunque quando il terapeuta ancora pensa che ci vogliano altre sedute. Perché lo fanno? Spesso perché pensano che hanno ottenuto quello di cui avevano bisogno e non vogliono più continuare. Quindi avere un metodo che ti permetta di massimizzare l'efficacia di ogni singolo incontro che fate, che non vuol dire che sia necessariamente l'ultimo, fa sì che tu possa aiutare la persona a massimizzare il risultato di quella seduta. Numero 3, devi sapere che molte ricerche in tutto il mondo, compresa in Italia, mostrano che tra il 60 e il 90%, un numero enorme di persone con un disturbo mentale o comunque un problema che potrebbe essere trattato da un professionista della salute mentale, non vanno mai da un professionista della salute mentale. Tra i motivi per cui non lo fanno è il fatto che hanno paura che costi troppo, che duri troppo o che il loro problema non faccia il caso loro e magari si rivolgono ad altre figure professionali meno adatte. Proponendo la terapia a seduta singola abbiamo visto che è molto più facile avvicinare questo tipo di persone che, incuriosite dall'idea di poter trarre dei vantaggi anche con una sola seduta, ovviamente eticamente gli si dice che questo non è automatico, si avvicinano per l'appunto e iniziano quello che poi può essere un percorso, oppure traggono effettivamente ciò di cui hanno bisogno semplicemente da quell'incontro. Insomma, ho fatto un po' una sintesi perché siamo in vista del prossimo workshop, però spero di averti dato qualche idea interessante. Puoi approfondire nel libro altre idee su come funziona la terapia a seduta singola, oppure ti puoi scaricare addirittura gratuitamente il nostro ebook dal sito www.terapiaasedutasingola.it. Ci teniamo molto, moltissimo alla divulgazione di questo metodo, quindi troverai anche ogni 2 settimane sul nostro blog del sito tutta una serie di approfondimenti totalmente gratuiti sull'argomento. Se poi vuoi venire al workshop e approfondire come funziona la pratica, ti aspettiamo.